Buongiorno. Allora, oggi giro a Caramanico. Purtroppo la GoPro non mi ha registrato praticamente l'andata, quindi devo per forza registrare al ritorno. Sinceramente non so che strada mi sta facendo fare la segnaletica. Pescara, autostrada, riprendiamo di qua. Ok, penso che sia questa la strada giusta, spero. Ah, ok, questa. Pescara è di qua. Scusate. Che figata quando ti salutano. Vespa, la bella moto. Quella è la tua Velox di Scafa, che oltre al semaforo controlla anche la velocità, 50 km orari quando si passa sulla telecamera, quindi ha fatto non so quante cavolo di multe. Più da quello che ho visto, non ho messo pure un altro vicino al bar, quindi quando passate nei pressi di Scafa fate attenzione, perché prendete multe su multe. Qui a destra c'è il ristorante, l'osteria del contadino fa carne ed è buonissimo, non si paga poco, però è buonissimo, quindi se capitate in questa zona veniteci, perché è buono. Sarebbe questo qui. Il gestista saluta? No, il gestista non saluta. Il gestista saluta il gestista, lo scarenato saluta lo scarenato e il T-Maxista saluta gli scuderoni. Ormai è questo, va bene. Questo si chiama Brecciarola, questo posto. Sulla destra, quindi scendendo da Caramanico, c'è questo benzinaio, oltre che a un prezzo buono fa sia da gommista e ricarica anche il climatizzatore. Il proprietario si chiama Roberto, se volete andate perché è bravissimo e ha dei prezzi veramente validissimi, sia per le gomme nuove sia per il montaggio, lo smontaggio, l'inversione delle gomme e anche per la ricarica dei vari climatizzatori. Allora, qua dopo Portobello c'è una Velox, quindi attenzione se questo vuol passare passasse. Qua è il limite 50, non so se prende pure a sinistra, comunque attenzione da qua e va bene così. Ormai si va in giro a evitare buche e
da evitare la Velox, non si guida più. Grosso modo, grande venditore di moto, a varie marche usate, e un nome qua chiedi. Mm-hmm.